Buondì ragazzi, secondo video di giornata in attesa di eh, novità importanti per quanto riguarda Calulu, per quanto riguarda Copa Mainers, perché fra poco parte il campionato abbiamo necessità di agire su tutte le figure che mancano ancora alla Juventus, dal difensore centrale al trequartista all'esterno d'attacco, il minimo, il minimo. Parliamo anche delle ultime novità di mercato in questo video. Parliamo anche del video che ho fatto stamattina e che ha sicuramente diviso un po' la tifoseria tra chi era pro, tra chi era contro il mio video, tra chi ha criticato, tra chi invece la pensava come me. Insomma, sono tante le sfumature da cogliere in questo mercato, tantissime. Ma voglio dirvi, cioè voglio darvi ancora qualche altro chiarimento, che a qualcuno non è chiaro. Prima di iniziare, però, ci tenevo a invitarvi a mettere like al video e spingerlo. In questo modo vi invito a commentare a fine video a darmi la vostra opinione sotto nei commenti. E infine, iscrivetevi, siamo vicini ai 100.000. E siccome siamo in periodo di fantacalcio, ragazzi, vi do un bel consiglio. Scusate l'interruzione, ma un consiglio per voi: siccome stanno per iniziare le, le aste del fantacalcio e vedo parecchio panico. Alcuni anche mi scrivono in IM. Colpo ma chi prendo, eccetera. Bene, ragazzi, ho trovato la soluzione che fa per voi. Fantamaster. Molto semplice, un sito che vi consente di gestire tutte le fasi d'asta, anche tra di voi, tra amici, eccetera. Quindi non c'è il rischio che si perdano crediti qua e là, che qualcuno faccia la cresta, massimo ordine su tutte le fasi dell'asta. Individualmente avete accesso a una marea di statistiche molto precise e avanzate su ogni giocatore che intendete acquistare e non quelle attuali, anche lo storico e quelle passate tra cui hit maps, assist map, shot map, quindi tutte le mappe dei tiri, degli assist, dei posizionamenti di campo, avete tutto. E se avete un ballottaggio, un dubbio tra due calciatori, beh, FantaMaster vi consente di confrontarli in maniera agevole e vi aiuterà a fare la scelta migliore. Ma se tutto questo non dovesse bastarvi, andate veramente e col cervello in pappa prima di piazzare la vostra formazione, c'è un algoritmo di ultima generazione che vi consente di analizzare bene la rosa, e in base alle regole dei bonus e dei malus presenti nella vostra Lega, vi consiglia la formazione migliore, e il modulo migliore e chi schierare che cosa volete di più. Tutto questo, ragazzi! ha un costo veramente esiguo: 9,99 euro, che è uno dei costi e dei prezzi più bassi del mercato per tool similari che sono adatti appunto al FantaCalcio. Ovviamente ricordatevi di inserire nel sito il codice FM Friends, mi raccomando. Lo stesso codice è valido se volete acquistare il bundle Master Pack più Tool. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata a Fantamaster. E ora torniamo al video. Bentornati su questo video. Di cosa dobbiamo parlare? Delle ultime. Calulu pare che ormai sia tutto fatto e aspettiamo solamente l'ok ok definitivo, quando verranno poi fissate le visite mediche, eccetera. Ci sono anche delle novità per quanto riguarda COP. Ora non mi è chiaro uh, che cosa stia un po' staccolando le tempistiche. Alcuni giornalisti dicono la Juve deve aspettare che l'Atalanta vada su Riley e che lo chiuda Romeo tantissimi hanno detto questa cosa stessa roba vale per nico gonzalez nico arriverebbe alla juventus con la formula del prestito no. con obbligo di riscatto ma a una condizione che la che la fiorentina vada a chiudere goodmanson per cui siamo in mano anche al mercato delle altre questa cosa mi fa star male ma tutto, tutta questa situazione qua deriva da un'unica situazione la capacità economica della Juventus di poter fare mercato quest'estate. Leggo tantissimi commenti, ragazzi, e io vi voglio bene, ma non, non potete essere così entranchant, ve l'ho già detto, così bisogna capire che questo è il primo anno di un percorso. E nel primo anno di un percorso sono state fatte delle scelte nette: c'è coerenza, ci sono idee chiare che io condivido. Poi ci sta che qualcuno queste idee non piacciono. L'idea di tagliare fuori gli esuberi. Pur di perderci economicamente è una cosa buona perché, a mio parere, lancio un segnale per i prossimi anni: o stai alle mie regole, o quella è la porta. E di gente che oggi vuole sottostare alle regole di Giuntoli tra gli esuberi, ce n'è molta poca. E quella gente là sta facendo di tutto per rimanere lì, per far scadere il contratto, andare a scadenza naturale a zero. E Quella gente là non va mai mai reintrodotta nel gruppo spogliatoio. Perché è la stessa gente che quando è il momento di difficoltà, è la prima che ti volta le spalle per quanto è successo oggi, queste, oh, in, questi, in questi giorni qua. Per cui io vi ho detto una cosa, giunto lì nella prima sessione di mercato, va. Criticato, elogiato su tutto ciò che ha fatto perché sono così tante le operazioni: sono così tante che non tutte le ciambelle possono riuscire col buco. E facciamo l'esempio di Calulu, che è un piano C. È una ciambella chiaramente non riuscita, ma in un vassoio di tantissime ciambelle, che ce ne sia una mal riuscita, io mi accontento e questo è quello che vi ho detto nel video oggi. Perché se mi dovesse arrivare mm, Cop Mainers. Calulu e due esterni validi, bravi, vi faccio due nomi, Nico Gonzalez e Francisco Conseissao, che è un altro nome che è saltato fuori. Che cazzo devo dire, aggiuntoli, che ha fatto cagare, ma mai nella vita. Dirò, sicuramente certe scelte potevano essere fatte meglio, sicuramente la gestione degli esuberi poteva far di più, perché il vero direttore sportivo si misura anche qua come e quando riesce a vendere tutti gli esuberi. Ma parlerò a fine mercato nei giudizi definitivi e assolutisti su, questo, su questa sessione di mercato. Non me la prendo perché sta prendendo Calù e dico che lui non sa fare il suo lavoro come sto leggendo. E quando io oso criticare chi ha questo tipo di commenti, vengo anche tacciato di essere al caculo, porca la gran puttana. E, vi, e parlo male perché significa che non capite essenzialmente quello che è il senso delle mie parole e dei miei video. Perché vi ho detto in maniera chiara quanto questa sessione è complicata. Ve l'ho spiegato: tantissime le cessioni da fare, tantissimi gli acquisti da fare tante le situazioni di stallo, e di giocatori che in questo momento non hanno alcuna pill. E poi voi mi dite, ah, ma allora Allegri aveva anche ragione a lamentarsi, che ha portato anche questa squadra ad avere poco pill negli effettivi 11 è anche, anche lo stesso Allegri, oltre che il valore dei singoli. Perché Chiesa senza, senza mercato, a me è una cosa che puzza tremendamente, ragazzi, ma al di là di questo McKenny, un altro che senza mercato sicuramente giuntoli da quel punto di vista può e deve fare di più, vediamo cosa succederà, Lugani sta rifiutando tutte le offerte, non vuole andare in Arabia perché dovrebbe spostarsi con la moglie, la moglie in questo momento decide più di lui, cioè ogni situazione è molto particolare e complicata, ma sicuramente sui esuberi si può fare di più, ma ripeto, se il mercato in entrata dovesse essere quello che vi ho detto, e si concludesse con l'acquisto di Kop eh, i due esterni che vi ho fatto il nome e Calulu. È una squadra completamente rivoluzionata. È una squadra completamente rivista, ma una squadra completata quasi. Poi, anno dopo anno, vai a puntellare sulla questione degli esuberi. Ripeto: quelli là devono stare nel campo degli esuberi, devono stare fuori, fuori dalla Juventus. E io, ragazzi, sapete che c'è pur di perdere qualcosa, apprezzo comunque questa nuova linea politica, una linea dura dove le scelte sono forti, eccetera. Da questo punto di vista una cosa io non ho capito di Cristiano Giuntoli, che è la critica principe che gli faccio, proprio su Lugani. A maggio lui vi viene, eh, gli viene, gli viene rinnovato il contratto, inspiegabilmente. inspiegabilmente, perché dal momento in cui tu eh, decidi di tenere Lugani come riserva, ci può anche stare fai un rinnovo, abbassi quella che è la cifra che percepisce il ragazzo, va benissimo, perfetto. Ma dal momento in cui tu decidi, tu, Juventus, decidi di rinnovare l'accederlo, c'è qualcosa che non quadra. Abbiamo le idee poco chiare da questo punto di vista. Ecco, in certe singole operazioni giuntuli è più che criticabile, ma nell'insieme, nel disegno complessivo se qualche dettaglio non è perfetto ci può anche stare essendo al primo anno di una vera ed effettiva rivoluzione ma che getta le basi su giocatori anche forti che frenturano Douglas Luiz e tanti altri che lo stesso giunto li ha preso, dovesse arrivare Cop. E due esterni forti, poi voglio vedervi a fine stagione, dire ah Giuntoli a fine campionato, scusate, a fine sessione di mercato, a dire che Giuntoli non capisce una beata fava. Quindi vi ho invitato alla prudenza da questo punto di vista, ma non vi ho detto che non si può criticare. Si può criticare come? L'ho criticato per Ugani, l'ho criticato per Calulu perché sei rimasto un mese dietro Tulibo e non l'hai preso. Quello è un errore. Un errore enorme. Perché a quel punto molli la presa da prima, non puoi stare eh, e poi dopo perdi il giocatore per un dettaglio legato alla percentuale di rivendita. Perché poi c'è anche da dire una cosa, all'estero le formule con prestito, con obbligo, eccetera, non sono viste di Cioè benissimo. Ho i soldi o hai soldi, in questo momento la Juve non ne ha soldi. Ovvero i soldi li ha, ma li ha per una sola operazione, che è Copp -Mainers. E la Juventus non va in questo momento di dissanguarsi all'estero. Per un difensore centrale insomma situazione un po' delicata e anche col Porto se dovessimo prendere che ne so Francisco con Seisau la Juve credo che entrerà nell'ordine di fare degli scambi di creare delle trattative così ma con finanza creativa gli unici soldi disponibili utilizzabili sono per cup mainers fine e ve l'ho detto, il problema per Calulu, se è arrivati a Calulu, è anche dettato dalla formula. Perché la Juve ha faticato a trovare la formula, vabbè, Calafino è andata all'Arsenal, poi fatica a trovare la formula per Todibo, per Calulu è andato tutto liscio, perché in Italia, ragazzi, è molto più semplice acquistare giocatore così. Poi possiamo anche criticare il fatto, ripeto, che lui sia stato un mese dietro a Todibo, ed è giusto, lecito. Possiamo criticare il rinnovo a Rugani perché è inspiegabile dal momento in cui tu puoi lo, lo metti tra gli esuberi e lo vuoi cedere. Jalou, che lo prendi, non lo valorizzi minimamente, anzi lui ti chiede la cessione, è criticabile. È criticabile Alcaraz, che lo paghi con un prestito oneroso e non vede mai il campo. Cioè, sono, quelle sono le operazioni criticabili. Però nel disegno totale di questa sessione di mercato, sparare a zero perché stiamo prendendo Calullo e non abbiamo preso Tudibò, eh, dimenticandoci quello che è stato fatto finora sul, sul centrocampo, eccetera, e con la speranza che si vada a ottimare il mercato con quei nomi là, eh, se dovesse chiudere tutto il mercato con quei nomi, è eh, un, altro, un altro paio di maniche. E quindi vi invito alla prudenza. Ciao belli.